Un rinnovato buon pomeriggio dallo stadio comunale di Lastrassigna, dove si sta giocando per l'ottava giornata del girone B di eccellenza la sfida fra l'Astrigiana e Poggibonsi. 0-0, risultato alla fine del primo tempo. Al microfono Andrea Labbate, alle riprese Roberto Bob Finelli, qui sugli schermi di TV Prato. Come al solito, il meglio del calcio dilettantistico della nostra regione ve lo offre sempre e solo TV Prato, con i match più interessanti dalla Serie D fino alla prima categoria. Quest'oggi mettiamo sugli schermi la capolista del girone B di eccellenza, appunto il Poggibonsi di Alessio Bifini, che nella prima frazione però ha trovato notevoli e inaspettate, direi, difficoltà per cercare di far male alla formazione della Lastrigiana, che si è ben difesa, molto organizzata, molto compatta, anzi pericolosa anche in un paio di occasioni, mentre invece la formazione giallorossa Valdelsana non è di fatto mai stata pericolosa, non riuscendo appunto a dare ritmo alla propria manovra. Abbiamo qui accanto l'ex addetto stampa della Lastrigiana, amico e giornalista amante del calcio dilettantistico giovanile, Nico Morale, al quale chiediamo un piccolo parere sul Poggibonsi, che nel primo tempo ha sostanzialmente deluso. Sì, ragionavamo anche qui in tribuna durante l'intervallo con alcuni addetti ai lavori. Sì, dal Poggibonsi ci aspettavamo sicuramente qualcosa di più, Andrea, specialmente da quelli che tu hai citato come grandi interpreti della fase offensiva, Marabese, Cicali su tutti. E certamente è ottima la disposizione tattica della Lastrigiana, che ha imbrigliato i giallorossi fin dalla fase di impostazione, fin dal centrocampo, con la marcatura che facevi notare anche tu di Terzani quasi a uomo su Galbiati, e questo ha contribuito a inaridire le fonti del gioco valdelsano. Certamente mister Bifini, che deve e può pretendere qualcosa di più da questa squadra, si sarà fatto sentire negli spogliatoi. Stato cross interessante da parte del Poggibonsi dal settore di destra, riesce però a liberare la difesa della Lastrigiana. Intanto si vanno accendendosi i fari dello stadio comunale di Lastrassigna, stadio comunale che quest'oggi ospita il match della Lastrigiana, cosa che invece di solito fa la Guardiana, proprio per ospitare il gran numero di tifosi del Poggibonsi che prevedibilmente avrebbero raggiunto, e come poi hanno fatto infatti qui Lastrassigna, a sostegno della formazione di Alessio Bifini. Andiamo nuovamente alla lettura delle formazioni in campo, visto che non ci sono stati cambi nelle due formazioni, con la Lastrigiana in campo con Giovaniello, Vanzi, Sanni, Francini, Biondi, Olivieri, Terzani, Caroti, che è l'unico ammonito della partita, Del Pela, Berti e Iaquinandi. Risponde il Poggibonsi con Raffa, Mazzolli, Ciolli, Galbiati, Taffi, Fatticcioni, Marabese, Miccoli, Riccobono, Cicali e Motti. Entrambe le squadre in campo con il 4-2-3-1 nel corso del primo tempo, 4-2-3-1 ormai fedele per il Poggibonsi nell'ultimo mese e mezzo. Lastrigiana che invece ha scelto il 4-2-3-1 proprio per andare a giocare in maniera speculare sugli avversari. Vedete Terzani a uomo di fatto su Jacopo Galbiati. Intanto Francini recupera un buon pallone, tocca per Del Pela proprio verso Terzani, ma anticipa Galbiati, quindi Fatticcioni attaccato irregolarmente dal Del Pela. Ci sarà punizione a favore della formazione ospite. Intanto ha cominciato a piovere qui al comunale di Lastrassigna, dicevamo appunto dell'accensione dei fari questo secondo tempo. Nella notte fra ieri e oggi siamo anche ritornati all'ora solare, partita che si gioca alle 2:30 e non più alle 15. Tanto Del Pela cerca di difendere il pallone, ce la fa in qualche modo, poi Caroti prova a aprire il gioco dalla parte opposta dove sale Duccio Berti. Pallone complicato da gestire per l'ex giocatore del Grassina, riesce comunque a tenerne il possesso e a guadagnare il fallo laterale sulla pressione di Marabese. Siamo curiosi di capire cosa ha cambiato Bifini fra primo e secondo tempo. Per ora non mi sembra granché, intanto però mi sembra che zoppichi Cicali. Vediamo se Cicali riuscirà a proseguire la propria partecipazione a questo match. Sarebbe ovviamente un'assenza importante questa per Bifini. Dire che comunque Cicali si è visto molto poco nel corso del primo tempo, come tutti gli attori offensivi del Poggibonsi, che non si sono mai messi in mostra. Competenza intanto di Mazzolli, poi arriva Galbiati ad addomesticare il pallone per Riccobono, che lo tocca per Miccoli. Lancio lungo subito di prima verso Motti, che prova a anticipare Biondi, che invece molto bravo di testa ad arrivare prima dell'attaccante avversario, un po' in difficoltà nel disimpegno. Si appoggia per Olivieri, che va a calciare verso Sanni, ancora Biondi. Elaborato la ripartenza dell'azione da parte della Lastrigiana, ma con successo, perché poi tocca per Del Pela, che viene esteso da Taffi. Non c'è fallo però secondo il direttore di gara.
sbaglia poi però comunque il tocco il Poggi Bonzi e sfuma così l'azione offensiva dei biancorossi, che quantomeno devono giocare in maniera più aggressiva in avanti, cercare di recuperare il pallone qualche metro più vicino alla porta avversaria. A livello tattico non è cambiato niente fra primo e secondo tempo nelle due squadre, oltre che negli uomini, anche se qualcosa ci aspettiamo che il Poggi Bonzi faccia, non che abbia a livello offensivo una grande scelta in panchina, anche se comunque può inserire Cosimi o Cosimi, che può giocare praticamente in tutti i ruoli dal centrocampo in avanti, oppure a centrocampo può essere inserito Camberi. Questi potrebbero essere i primi due cambi per Bifini. Iaquinandi, tocco è per Francini che pensa al tiro, poi il tocco indietro di Galbiati che fa nascere il primo calcio d'angolo a favore della Lastrigiana. Intanto vediamo se è il momento del primo cambio per il Poggi Bonzi all'altezza del quinto minuto di gioco del secondo tempo, mentre adesso ha cominciato a piovere in maniera più intensa. Credo che Cicali abbia qualche problema e non ce la faccia. Vediamo se al suo posto entra Camberi. Potrebbe essere questa la scelta di Bifini. Mi sembra che Julian Camberi, ex giocatore del Porto Romano del Gambassi, è già pronto. E Cicali ha sicuramente qualche problema in più rispetto a quelli che si potevano prevedere qualche istante fa. Vedete che l'arbitro, il signor Don Mancini della sezione di Pistoia, è andato a sincerarsi delle condizioni del numero 10 del Poggi Bonzi, che mi sembra non sia in grado di continuare il match. Nico, un cambio che potrebbe togliere un po' di qualità offensiva a Poggi Bonzi, anche se il Cicali visto quest'oggi ha fatto ben poco. Eh sì Andrea, in realtà dispiace per il ragazzo, speriamo che l'infortunio non sia grave, però in realtà non ha assolutamente inciso, è stato un po' grigio cupo, così com'è il cielo che appunto sta cominciando a sputar pioggia qui al comunale. È un Poggi Bonzi che, lo ripetiamo, in attacco non ci sta convincendo, e anche queste primissime fasi della ripresa tornano ad essere lo specchio di quello che è stato tutto il primo tempo, con la Lastrigiana, Andrea, che continua a tenere benissimo il campo, e non solo in fase difensiva ma anche in fase di rottura a centrocampo. Eh sì, e lo è testimone anche questo calcio d'angolo che la formazione biancorossa sta per battere sulla palla Vincenzo Iaquinandi. È entrato appunto Julian Camberi, ex giocatore di Porta Romana del Gambassi, al posto di Cicali. Si dovrà ribattere intanto il calcio d'angolo, c'è già momenti di tensione in area Valdelsana, li potete vedere con Caroti che era pronto ad andare a saltare i giocatori del Poggi Bonzi a cercare di arginarlo. In questo momento di tensione è arrivato l'arbitro a cercare di sedare un po' gli animi, a calmare i giocatori. Un blocco in area di rigore delle Poggi Bonzi, sinistra di Iaquinandi sul secondo palo, che potrebbe essere interessante, colpo di testa poi di Fatticcioni, su cui però c'è un evidente fallo da parte degli avanti della Lastrigiana, e quindi si riprenderà con una punizione a favore della formazione valdersana, con il portiere Raffa al rinvio. Vediamo come cambierà, adesso sì che qualcosa a livello tattico potrebbe cambiare per il Poggi Bonzi. Vediamo se si rimarrà fedele al 4-2-3-1 con Camberi trequartista, dietro Riccobono e Marabese sulle fasce, Motti punta centrale, quindi non si scenderà al 4-3-3 per così dire, si rimane fedele al 4-2-3-1 che giustamente in un mese e mezzo ha dato tanta fiducia e tanti bei risultati alla capolista. Un Camberi appunto che si muoverà nel ruolo a lui forse non completamente naturale di trequartista. Biondi, tocca per Sanni. Vediamo se perlomeno il Poggi Bonzi prova ad alzare un po' i ritmi della propria pressione, del proprio pressing. Caroti, il suo lancio in area di rigore verso Terzani, colpo di testa di Ciolli, preciso verso Marabese che va subito al rinvio, c'era Camberi vicino, invece poi Olivieri sbaglia tutto. Una delle armi potrebbero essere, Nico, per il Poggi Bonzi, visto che ha comunque difficoltà a ripartire dalla propria linea difensiva, quella di alzare un po' il livello del pressing, cominciare a pressare la difesa della Lastrigiana quando è in possesso del palla per cercare di recuperare il pallone già in zona offensiva. Sì Andrea, e poi anche un'altra cosa, e poi probabilmente provare a cominciare anche a giocare sugli esterni, che almeno fino a questo momento sono stati inesistenti. Anche tu citavi Marabese,
praticamente non ha quasi mai toccato palla, anche ora si è esibito in un rinvio piuttosto sbilenco, quindi anche non solo pressare ma anche allargare il gioco per allargare le maglie della difesa della Lastrigiana, che così facendo rimane piuttosto compatta, perché proprio perché la manovra Poggi Bonsese è piuttosto prevedibile. Eh sì, e poi sicuramente il fatto delle ampiezze e delle dimensioni del comunale di Lastrasinia potrebbe aiutare in questo senso proprio la manovra sugli esterni delle Poggi Bonsi, perché lo spazio c'è, come vedete il campo è molto largo, ben oltre i 50-55 metri, e quindi sicuramente potrebbe aiutare anche l'ampiezza della manovra dei Poggi Bonsi, che ora attacca sul settore sinistro con Cabberi. Il cross è interessante, il rischio del rinvio di Sanni non preciso, ma riesce comunque a spazzare l'area di rigore la Lastrigiana, insiste il Poggi Bonsi, sbaglia però il tocco Galbiati, poi Francini, quindi Terzani, pallone verso Del Pela che riesce a toccare per gli Aquinandi, è un po' isolato gli Aquinandi, arriva in sovrapposizione Berti sul settore di sinistra, prova a servirlo Berti, il tocco in uscita di Tafi, il pallone che diventa buono comunque per la Lastrigiana con questo fallo laterale a favore della formazione biancorossa, che attacca da sinistra verso destra in questi secondi 45 minuti secondo il nostro e vostro punto di osservazione. La Lastrigiana in campo in maglia bianca con Fregi e numerazione rossa. Fallo laterale per la formazione di casa, che come abbiamo detto in apertura di telecronaca deve fare a meno del proprio bomber principale Giovanni Di Tommaso, protagonista di due stagioni strepitose negli ultimi due anni proprio in maglia biancorossa in eccellenza, quando forse due anni fa qualcuno già lo dava per finito quantomeno sul viale del tramonto. Beh, ha fatto due stagioni, una più bella dell'altra, Giovanni Di Tommaso, assolutamente decisivo direi per le salvezze della formazione di Gianluigi Sarti nelle ultime due stagioni, ragazzo non più giovanissimo dell'81 ma che la porta avversaria la sa sempre trovare con grande facilità. Torniamo in cronaca quando siamo all'undicesimo minuto di gioco del secondo tempo, con questo fallo laterale battuto da Mazzoli verso Tafi, rinvio di prima ancora non preciso da parte della difesa del Poggi Bonsi. Motti, siamo sulla tre quarti, si appoggia a sinistra dove sale Ciolli, puntuale nel sovrapposizione sulla sinistra, poi però è chiuso dai giocatori avversari, indeciso sul da farsi, deve addirittura tornare indietro a Fatticcioni che non riesce a fare di meglio che questo rinvio completamente sbagliato. Adesso piove con insistenza qui a Lastrasinia. Francini, fallo laterale a favore della Lastrigiana, che non ha ovviamente interessi ad accelerare i ritmi del match. Terzani recupera un buon pallone, prova a farsi luce in versione ala destra, arriva avanti a dargli una mano ma è tardivo la sua posizione del terzino, poi il contrasto che diventa quasi un tiro verso Raffa, puntuale e attento a recuperare questo pallone Miccoli. Miccoli non al meglio, ha avuto la febbre per tutta la settimana, si è allenato praticamente solo ieri in fase di rifinitura, non brillante comprensibilmente il giovane ragazzo del 99 del Poggi Bonsi. Matteo Miccoli confermato dalla stagione scorsa, attacca la Lastrigiana, sbaglia però il controllo del Pela. Poi testa di Motti che cercava di servire Rico Bono, che adesso sta giocando sull'ala destra e non più da trequartista. Intanto andiamo a vedere quelli che sono i risultati alla fine del primo tempo nella licenza girone B. Antella Foiano 0-0, Badesse Fortis 1-2, Baldaccio Bruni 1-1, sorprendente 0-2, Grassina Castiglionese con gol di Bucaletti e Innocentini. Poi Porto Romana Signa 0-0, Valdarno Pratavecchio 1-0, Zenit Bucinese 2-1. Questi risultati alla fine del primo tempo, una domenica che sarebbe comunque positiva per i Poggi Bonsi, visto che Grassina sta perdendo in casa dalla Castiglionese in maniera sorprendente, Castiglionese che è attualmente all'ultimo posto del campionato, e quindi sarebbe sicuramente una sconfitta inaspettata quelli dei rossoverdi del presidente Zepponi. Attacca Sanni, la fascia sinistra, il cross verso Berti che prolunga verso Del Pela,
Non ci sono però giocatori della Lastrigiana a recuperare questo pallone. Può ripartire Ciolli. Tocco per Camberi, quindi Marabese verso Motti, la verticalizzazione, la chiusura però precisa di Biondi, che sta giocando una signora partita insieme a Olivieri al centro della difesa biancorossa in questa prima ora di gioco. Motti si gira bene, Motti attaccato da Olivieri, il pallone è buono per Marabese, che anzi però in posizione irregolare, comunque non aveva agganciato il pallone l'ex giocatore di Carrarese, Badesse e San Marcavenza. Iaquinandi, la ribattuta di Tafi, quindi Sanni che gioca con una vistosa fasciatura alla coscia destra, evidentemente anche lui non al meglio. Piccoli acciacchi per la Lastrigiana, che aveva in mente in realtà, parlando anche nel prepartita con il direttore sportivo Pucci, di far riposare qualcuno dei giocatori in vista della partita ben più importante per il proprio campionato, quello di giovedì con l'Antella. Però poi è prevalsa la voglia anche di giocarsela anche con la capolista. Direi che finora la scelta è stata più che azzeccata da parte della formazione biancorossa, Nico, perché comunque la Lastrigiana dopo un'ora di gioco non ha mai rischiato di subire occasioni pericolose da parte del Poggibonsi. No, ed infatti Andrea, in questo contesto tu ricordavi giustamente la prestazione dei due centrali difensivi, Biondi e Olivieri, che stanno davvero facendo una grande partita e stanno quindi supportando al meglio anche gli esterni. Ma è una Lastrigiana davvero che sorprende in positivo. Non che alla vigilia si potesse dire che il Poggibonsi avrebbe fatto un sorboccone dei biancorossi, ma certo non si poteva nemmeno sospettare che la squadra valdezzana potesse andare incontro a tutte queste difficoltà. E questo lo sappiamo noi, Andrea, che ormai frequentiamo i campi da tanti anni, è il bello del calcio dilettante. A volte anche la squadra più forte non è assolutamente detto che, incontrando quella teoricamente meno attrezzata, possa poi riuscire vincitrice. Sì, direi che Poggibonsi in questo momento era l'avversario che tutti vorrebbero evitare la domenica, perché Poggibonsi viene da 6 vittorie consecutive, 20 gol fatti nelle ultime 6 partite, sono più di 3 gol a partita, e vi assicuro che 3 gol a partita sono davvero tanti. Viene da aver segnato 6 gol alle Badesse, che è tutt'altro che una squadretta. Quindi insomma, ovviamente Poggibonsi che sta molto molto bene dal punto di vista morale, dal punto di vista fisico, ma che oggi sta trovando delle difficoltà davvero inaspettate di fronte a una Lastrigiana messa in campo direi in maniera perfetta da Marco Ghizzani. Tanto un piccolo infortunio per il difensore della formazione ospite, Mazzoli, quindi Poggibonsi momentaneamente in 10 uomini. Fallo laterale in zona offensiva per la Lastrigiana. Si va a cercare Del Pela, bravo a mettersi in luce Del Pela sul settore di sinistra, e poi è fallo di fondo. Voleva il calcio d'angolo Del Pela, non è stato premiato dalla decisione del direttore di gara. Terreno di gioco che sta tenendo direi più che bene, considerando che su questo campo non ci gioca praticamente nessuno, né viene curato in maniera certosina come magari viene fatto per altri terreni di gioco che invece ospitano partite settimanalmente. C'era un po' di timore anche nei giocatori della Lastrigiana, che pure su questo campo si sono allenati nel corso del pre-campionato. Diciamo, c'era un po' di timore per la tenuta del terreno di gioco, un po' gibboso, un po' soffice. Direi che invece per ora, pur non essendo verde speranza per così dire, il terreno di gioco comunque è un terreno di gioco che sta tenendo più che bene l'urto con i 22 Caterpillar che oggi sono in campo. Qualche giocatore comincia a scivolare, lo vedete Motti. Tanto Camberi recupera un buon pallone, salta netto Francini, si accentra, spinta di Iaquinandi, c'è il fallo da parte dell'ex giocatore dello Scandicci, che poi va a dar la mano sportivamente al giocatore cresciuto e esploso direi nelle Gambassi, autore di una grande stagione l'anno scorso a Porto Romana, specialmente nel girone d'andata. Il lancio intanto di Tafi, molto lungo, direi troppo lungo, sì, decisamente troppo lungo verso Riccobono. Non sono questi magari i palloni migliori per servire il altro giocatore ex Gambassi, ex Porta Romana, uno di quei giocatori che ha seguito Marco Manganiello prima da Gambassi a Porta Romana e poi da Porta Romana a Poggibonsi. Sta
Intanto di nuovo intensa la pioggia qui al comunale di Lastrassigna, prova a mettersi in luce Motti, lo chiude però bene Biondi, che poi va a terra, c'è il fallo da parte dell'ex attaccante del San Donato Tavarnelle. E così se ne sono andati altri 5 minuti di gioco, altri 20 minuti del secondo tempo, e in questo secondo tempo è successo davvero poco. Partita al di là del sottolineare come sta giocando bene la Lastrigiana, Nico, una partita comunque deludente, perché non abbiamo visto grandi occasioni da rete finora. No, è vero, e soprattutto non abbiamo neanche visto qualche numero, anche qualche pezzo di bravura, qualche numero di alta scuola che da alcuni giocatori ci saremmo sinceramente aspettati. Certo, non è per il momento un bel vedere, oltretutto ora l'intensità della pioggia è anche molto aumentata e questo potrebbe influire, Andrea, nei minuti successivi, perché questo, come dicevi tu, è un terreno... pallone in verticale per Maravese, scusa se ti interrompo, la splendida chiusura di capitano Olivieri. Proprio adesso la scivolosità del campo potrebbe anche mettere un po' più in difficoltà le difese, sicuramente potrebbe magari regalarci qualche emozione in più, qualche emozione che, parliamoci chiaro, finora sono un po' mancate in una partita in cui ci aspettavamo molto di più. Tanto la chiusura precisa di Miccoli, mi scuso con il collega Nico per l'interruzione, ma la cronaca in quel momento imponeva il mio intervento per la fuga di Maravese che si stava involando verso l'area di rigore avversaria. La splendida chiusura di capitan Olivieri. Terzani appoggia il pallone a Vanzi, che va a cercare Berti sulla fascia opposta, quindi Sanni ruba il pallone a Riccobono, non c'è fallo, Riccobono che era scivolato da solo, quindi Berti va a cercare di sfidare Mazzoli, uno contro uno fra Berti e Mazzoli, si appoggia a Carotti, il cross di Carotti un po' lento favorisce comunque l'intervento della difesa del Poggi Bonsi, che va a rinviare lungo, quindi colpo di testa di Vanzi indietro verso Olivieri che deve tenere il pallone in campo, vediamo se ce la fa, molto bravo appoggiarsi a Giovagnello che sbaglia forse un po' il controllo, poi rischiando ma con una gran giocata riesce a toccare il pallone per lo stesso capitano Olivieri. Brivido importante, intanto esce dal campo Cicali, infortunato e sostituito dopo 6 minuti della ripresa. Tanto Fatticcioni perde un pallone in maniera grave, attenzione a Terzani che può pensare anche a calciare, entra in area di rigore, tocca e perde il Pela che non riesce a calciare proprio al momento del tiro, va a terra e viene anche un po' beccato dai giocatori avversari. Errore grave di Fatticcioni che poteva costare carissimo alla formazione Valdelsana. Mentre pronto un altro cambio per il Poggi Bonsi, credo esca Miccoli, al suo posto credo entri Giardulli, così se conosciamo anche solo un pochinino Alessio Bifini. Vediamo la scelta poi dell'ex tecnico del Grosseto. Maravese, il tocco è buono verso Riccobono che va via in posizione di ala sinistra, il cross in area di rigore, la spinta su Biondi, se ne avvede anche il direttore di gara per la spinta abbastanza netta di Motti sull'ex difensore di Sestese Aglianese. Se la cava quindi un'altra volta la difesa della Lastrigiana. Mentre scavalliamo la metà del secondo tempo in questo istante, 22 minuti e 30 secondi appena passati nella seconda frazione, entriamo nell'ultimo quarto di partita, se ne sono andati tre quarti di partita e alzi la mano chi avrebbe scommesso anche solo un centesimo, e Poggi Bonsi non ha mai tirato in porta in tre quarti di partita, davvero incredibile per una squadra che è in testa alla classifica e che, ripetiamo, è reduce da 20 gol fatti in 6 partite. Dall'aver vinto domenica scorsa rifilando 6 gol alle Badesi. Intanto Galbiati da lontanissimo, la palla che supera la traversa di pochissimo, gran giocata di Galbiati, e questo è il primo vero tiro in porta da parte del Poggi Bonsi. Aveva visto Giovagnello fuori dalla porta, ci ha riprovato Andrea. Questa sarebbe stata ancora meglio rispetto a quella, sì, di Prato. Abbiamo citato il grand gol realizzato da Galbiati sul campo della Zenit, sul campo del Cavacci, e qui ci ha riprovato, ma questo sarebbe stato ancora più difficile, ancora più incredibile. Eh sì, e Giovagnello non ci sarebbe arrivato probabilmente, perché la palla veramente stava per infilarsi sotto la traversa della porta di Giovagnella. Vediamo se questo gol, delle volte le partite basta anche poco perché cambino padrone a livello mentale, vediamo se questa occasione dà un po' di fiducia alla formazione giallorossa e mette un po' di timore invece in quella della Lastrigiana, che finora invece col passare dei minuti ha acquisito fiducia e capacità di potersela cavare in questo match. Biondi, colpo di testa, resta però in zona d'attacco il Poggi Bonsi, attenzione perché adesso la formazione giallorossa sembra crederci di più.
tocca per Ricco Bono, siamo sull'out di destra, si appoggia per Tafi che va a crossare verso Motti, la respinta di Biondi, quindi colpo di testa di Terzani verso Del Pela, poi Galbiati non riesce a agganciare il pallone, attenzione al contropiede della Sigiana, si invola Iacquinandi sul settore di destra, ancora a chiudere su di lui Galbiati, due avversari su Iacquinandi, prova a saltarli entrambi Iacquinandi, molto bene, entra in area di rigore, guadagna un gran calcio d'angolo, gran giocata di Vincenzo Iacquinandi, giocatore davvero che ammiriamo e stimiamo molto perché è un giocatore che dà sempre l'anima in campo dovunque venga messa, a destra, a sinistra, un giocatore che fa della corsa e della pressione sull'avversario davvero una delle proprie doti maggiori, sarà lui a battere questo calcio d'angolo sul settore di destra, a sinistra col mancino a rientrare e col suo sinistro sul secondo palo, e tantano in molti, la palla che resta lì e poi viene rinviata da Motti, brivido per la difesa del Poggibonsi. 25 minuti di gioco della ripresa, 20 minuti al termine, sempre 0-0 fra l'Astrigiana e Poggibonsi, rinvio di Giovagnello che va a cercare la testa di Caroti, dopo di testa invece quello di Tafi, poi Mazzoli al rinvio cerca di tenere il pallone in campo Miccoli, arriva anche prima di Bifini ma senza successo, eccolo qui il cambio, con esce appunto Miccoli, al suo posto entrerà Zanai invece che Giardulli. Al 70° minuto di gioco, entra il centrocampista ex castelfiorentino Zanai, centrocampista per centrocampista, non credo cambierà granché in mezzo al campo per il Poggibonsi. Pallo laterale per l'Astrigiana, Del Pela non aggancia, quindi Tafi, Pela però gli va a rubare un gran pallone, si è un po' addormentato Tafi su questo rinvio, il cross di Pela in area di rigore, c'è solo Betti che viene scavalcato dal pallone, forse un tocco di braccio di Marabese, si continua però a giocare, l'arbitro era molto vicino all'azione, può ripartire comunque la Lastigiana con Iacquinandi che va via, salta bene Ciolli, attenzione ancora a Iacquinandi, la chiusura poi inespirata di Galbiati che le gare a calcio d'angolo, anzi no, non è calcio d'angolo, sorprendente la decisione dell'assistente che non concede un calcio d'angolo parso ai più netti, Nico, con la ispirata di Galbiati che aveva toccato il pallone, l'arbitro, l'assistenza anzi molto vicino al signor Puccini di Pontedera che invece assegna la rimessa in campo per i Poggibonsi. Ma secondo me Andrea un errore di valutazione questo da parte dell'assistente, l'angolo sembrava netto, così come non era prima, i tifosi avevano protestato per un tocco di mano in area di rigore che francamente da qui non si poteva assolutamente scorgere, come dicevi giustamente tu l'arbitro era molto vicino, quindi dobbiamo fidarci, ecco, bravo, della sua opinione. Riparte la Lastigiana sul settore di sinistra con Niccolò Sanni, tocco per Terzani, quindi Caroti, cambia gioco Caroti a cercare Iacquinandi, sicuramente direi Nico Iacquinandi il migliore in campo finora in senso assoluto. Sì, se dovessimo eleggerlo ora secondo me sì, perché è quello che è stato l'autentico grimaldello del biancorosso nella difesa giallorossa che, lo ripetiamo, sul settore sinistro comunque secondo me Andrea continua ad avere qualche problema e Iacquinandi ne sta approfittando a dovere, o forse è proprio lui a creare questi problemi alla difesa delle Poggibonsi grazie a una prestazione davvero di alto livello. Intanto l'incursione di Fatticcioni, va su di lui a chiudere Caroti, fa buona guardia, si ripartirà con una rimessa dal fondo per la formazione biancorossa che sta reggendo molto bene l'urto, credo che sia il momento del primo cambio per la formazione biancorossa all'altezza del 28° minuto di gioco della ripresa, quindi 73° minuto totale, esce Del Pela ed entra Mazzoni, cosa cambia? Cambia sicuramente Andrea, infatti io stavo quasi per suggerirti, vediamo ora a secondo di quello che farà il mister Ghizzani, allora capiremo quale atteggiamento adotterà nella Lastrigiana negli ultimi minuti, nell'ultimo quarto di partita. E sicuramente Leo Mazzoni, classe 2000, attaccante, lo ricordiamo, della Juniores, che l'anno scorso ha vinto il titolo nazionale Juniores, è sicuramente il prototipo del centravanti puro.
5 d'intesa fra Ghizzani, che è stato un grande centravanti, e Del Pela. Intanto cambio anche nel Poggi Bonsi con l'ingresso di De Vitis al posto di Ciolli, anche qui difensore per difensore, non cambia granché, cambia però a livello tattico con Tafi che va a destra, De Vitis che va a centrale e Mazzoli che va a sinistra, quindi cambia la disposizione della difesa 4 che però resta la stessa per il Poggi Bonsi. Non cambia invece nella Lastrigiana, con esce Del Pela che faceva da centravanti al suo posto, come ha detto Nico, entra Mazzoni, anche egli centravanti, e quindi anzi centravanti più puro probabilmente rispetto a Del Pela, se senza dubbio male. Senza dubbio, Andrea, perché Mazzoni fin dai tempi, fin da quando ha iniziato a giocare a calcio nella Lastrigiana, poi passato allo Sporting Arno e poi tornato alla Lastrigiana, ha sempre fatto questo mestiere, ha sempre fatto l'attaccante, e di gol anche belli ne ha fatti veramente tanti. Attacca intanto Mazzoli sul settore di sinistra, arriva la chiusura puntuale di Vanzi che aveva generato il contropiede del Poggi Bonsi con un tocco un po' maldestro a centrocampo. Ci avviciniamo alla mezz'ora di gioco della ripresa, un quarto d'ora al termine, sempre 0-0 fra Lastrigiana e Poggi Bonsi, partita che si è animata in questi ultimi minuti, probabilmente il campo un po' pesante, la stanchezza in qualche giocatore, le squadre si sono un po' allungate, finalmente vediamo anche qualche emozione in più. Il cross di Camberi in area di rigore in direzione di Rico Bono, che prova con il colpo, sicuramente non il suo preferito, il colpo di testa, poi quello del numero 16, attenzione che diventa buono per Marabese che sbaglia un controllo e spreca un'occasione gigantesca dopo il colpo di testa di Zanai. Occasione gigantesca stavolta per il Poggi Bonsi, che stavolta non è riuscito a sfruttare nel migliore dei modi. Errore di controllo di Marabese. E non da Tito Marabese, Andrea, questo errore in fase di controllo. Sicuramente il campo non lo deve aver agevolato, ma certo quella era una palla che un giocatore come lui avrebbe dovuto addomesticare in un'altra maniera. Sicuramente. Prova a pescare un po' dalla panchina adesso Alessio Bifini. Toglie Motti e inserisce Giardulli. Giardulli che è già autore di due gol in campionato, fra cui quello decisivo, lo ricordavamo prima, Prato contro la Zenit Audax. Quindi giocatore che sicuramente la porta avversaria la vede molto bene. E va a sostituire Motti là davanti, a fare la guerra alla difesa della Lastrigiana in questi minuti finali, che sicuramente saranno palpitanti, perché mi sembra che adesso entrambe le squadre abbiano voglia di fare qualcosa di più del pareggio. La Lastrigiana ha preso coraggio, Nico, adesso forse vuole anche qualcosa di più del pareggio. Il cambio, come hai detto te, di Mazzoni al posto del Pela fa capire che forse Ghizzani comincia anche a credere a qualcosa di più del pareggio. E beh, secondo me, Andrea, provarci a questo punto è più che lecito, anche perché secondo me in questa partita chi ha veramente più da perdere è il Poggi Bonsi, nel senso che comunque era la squadra sulla carta che aveva la superiorità ad inizio partita, non l'ha sfruttata, non la sta sfruttando, e chissà, la Lastrigiana potrebbe in effetti con qualche colpo a sorpresa provare anche a far sua l'intera posta in gioco. Ovviamente attenzione, perché anche i cambi di Bifini dimostrano che il Poggi Bonsi è sempre lì, è sempre sul pezzo, e Giardulli, come giustamente dicevi tu, è uno che la porta la vede molto bene. Molto bene, infatti attacca adesso proprio il Poggi Bonsi sulla tre quarti, palla vagante messa in fallo laterale da parte di Carotti. Ovviamente adesso un occhio alla partita, ma un occhio anche al cronometro. Scocca il 32esimo minuto della ripresa, 13 minuti al termine, con Tafi spostato sulla destra per cercare di spingere su quella fascia. Proprio lui alla rimessa in gioco, si va a cercare proprio il neo entrato Giardulli, recupera però bene il pallone Berti, lo strappa un avversario, tocca proprio per il neo entrato Mazzoni che guadagna fallo laterale, consente alla formazione biancorossa di alzare il proprio baricentro. Intanto ha smesso di piovere, sta uscendo anche un po' d'azzurro qui alla Strassigna, campo che comunque in qualche modo ha retto discretamente, anche se è venuta una bella quantità di acqua nei primi quarto d'ora, 20 minuti della ripresa. Francini va a cercare Mazzoni, palla ancora per Francini che recupera il pallone vagante, poi lo mantiene in campo servendolo a Sanni, un altro ex sestese nelle file biancorosse. Riccobono prova a girare verso Giardulli, poi due avversari su Berti, guadagna una buona posizione. Già quattro i cambi nel giro di pochi minuti per il Poggi Bonsi, con Bifini che è andato a pescare a piene mani dalla propria panchina, del resto se lo può permettere, una squadra che ha sicuramente una profondità a livello numerico che poche altre squadre hanno in categoria.
Tanto però resta a terra Duccio Betti, con i problemi offensivi che ha Marco Ghizzani sarebbe un grosso problema ovviamente dover rinunciare anche all'ex giocatore del Grassina, che ha fatto un po' il percorso inverso di Bellini negli ultimi anni, quello appunto di avvenire da Grassina alla Strassigna. Comunque un buon avvio di stagione per Duccio Betti, Nico. Sì, è un giocatore che a me è sempre molto piaciuto, Andrea. Magari non di grandissimo fisico, ma un bel talento, buona tecnica. E comunque ricordiamo anche, Andrea, che al limite, voglio dire, Ghizzani ha in panchina un altro ragazzo classe 99 che è Tofanari, che magari potrebbe essere utile al bisogno. Intanto sono cambiati un po' di risultati nell'eccellenza del girone B, li leggiamo come sempre su Almanacco Calcio Toscano, che tutte le domeniche vi offre in tempo reale aggiornamenti, formazioni e marcatori dei campionati Serie D, eccellenza e promozione. Tre i risultati fondamentali che sono cambiati: il Fogliano che vince all'Antella 2-0, le Vadesse che hanno ribaltato il risultato con la Forte su Ventus e vincono adesso 3-2, e soprattutto il Grassina che ha ribaltato la testa avanti contro la Castiglionese, era sotto 2-0, adesso vince 3-2 la formazione di Matteo Innocenti, e quindi Grassina 3, Castiglionese 2, poi Baldaccio Rignanese 1-1 e poi sempre uguale Valdarno Pratovecchio 1-0, Zenit Bucinese 2-1 e Porta Romana Signa 0-0. Ma questi sono risultati che chiaramente, con questo risultato, il Poggibonsi perderebbe la vetta della classifica, che andrebbe alla Grassina, che sorpasserebbe proprio la formazione giallorossa in virtù di questo pareggio qui alla Strassigna. Palla in area di rigore, libera Fatticcioni, ci sono però ancora 10 minuti più recupero da giocare, può davvero succedere di tutto qui al comunale di La Strassigna. Prova ad attaccare adesso il Poggibonsi con Rico Bono che viene fermato. Rico Bono finora molto spento, direi, quest'oggi. Prova a alzare un po' la pressione Galbiati, chiamando i suoi al pressing. Lancio lungo di Olivieri, si va a cercare Mazzoli, in anticipo di forza di Fatticcioni. Quindi Galbiati gira bene il pallone verso Camberi, tornato a giocare nella posizione di centrocampista. Poi il tocco di Mazzoli che guadagna, fallo laterale. Consente però alla Lastigiana di riposizionarsi in posizione difensiva. Proprio Mazzoli va a cercare ancora Camberi che scivola al momento del controllo del pallone. Poi Galbiati tocca un pallone con un braccio, fa continuare il direttore di gara, sbaglia il controllo Mazzoni. Poi De Vitis, sempre per Galbiati, in verticale di prima verso però Vanzi. Poi ancora De Vitis, poi Carotti prova a controllare un pallone complicato, quindi gli dà una mano Terzani che va giù per il fallo di Zanai. Un solo ammonito quest'oggi, una partita molto molto corretta, Nico, ammonito soltanto Carotti nel primo tempo, eppure la partita è stata intensa. Sì, è stata intensa, ma non ci sono stati grandi interventi irregolari meritevoli di ammonizione. Tra l'altro l'arbitro è stato secondo me anche molto bravo, l'ha gestita bene Andrea, non è stata difficile, ma non è mai facile paradossalmente per un direttore di gara gestire in questa categoria anche la partita più facile. E sicuramente, tanto rischia qualcosa in disimpegno la Strigiana, gran giocata prima di Giovagnello e poi di Biondi. Francini da tre parte, Giovagnello è stato preso anche per questo, proprio per far ripartire l'azione della Strigiana e non sprecare palloni difensivi. Iaquinandi ora che si è spostato a sinistra va a cercare ancora Mazzoni che lotta con De Vitis, guadagna fallo laterale, fallo laterale a favore della formazione di casa. 37esimo minuto di gioco della ripresa, 8 minuti al termine. Sbaglia la rimessa in gioco la Lastrigiana, spreca un'opportunità per tenere il pallone lassù in alto, in cima, lontano dalla propria area di rigore. Adesso ovviamente ogni azione potrebbe essere quella pericolosa, quella decisiva, perché poi per rimediare ci sarebbe davvero lo spazio di un amen. Si va a cercare Camberi, copritesta di Francini, poi quello di Galbiati, ancora Francini, quindi Carotti di prima verso Mazzoni, attenzione, non era male. Sanni decide di ripartire da Giovagnello che con colta calma si mette il pallone sul destro e va a lanciare lungo verso copritesta di Fatticcioni. Poi qui Olivieri al volo verso Iaquinandi che prova a innescarsi nella propria velocità, mette comunque in difficoltà Tafi che regala il pallone a Sanni. Mazzoni anticipato da De Vitis, un po' morbido Mazzoni in questa difesa del pallone. Poi Sanni, bravo a recuperare il pallone. Terzani, pallone in verticale per lo stesso Mazzoni. Troppo lungo. Sarà quindi rimessa in gioco da parte della formazione Valdelsana, che dopo 20 gol in 6 partite
rischia di rimanere a bocca asciutta in questo match. Camberi, poi Biondi, va a servire Mazzoni, quindi Terzani di prima verso Iaquinandi, molto bene, ancora Iaquinandi, si appoggia a Olivieri, prova a gestire un po' il possesso del pallone a formazione biancorossa, aggredisce ma senza la necessaria cattiveria, mi sembra poi in questo finale di partita. Tafi, poi Sanni verso Iaquinandi, sbaglia di poco il tocco, può partire il contropiede del Poggi Ponzi, attenzione al lancio di Galbiati, viene però fermato da uno splendido Biondi. Tanto fra 30 secondi vi daremo il migliore in campo. Tanto lo spunto di Mazzoni, lo chiude Fatticcioni. Camberi si gira bene, lo attacca Francini. Camberi guadagna quel mezzo metro, poi va ad andare via di forza sull'auto di sinistra. Salta anche Vanzi, attenzione a Julian Camberi. Raddoppia però la marcatura all'astriana, riesce comunque a crossare in area di rigore, viene saltato Sanni, poi Rico Bono forse tocca con un braccio, no, è tutto regolare, si continua a giocare, si appoggia a Tafi, azione insistita adesso del Poggi Ponzi sul settore di destro, palla in area di rigore, non c'è fallo anche in questa occasione, si continua a giocare Iaquinandi, siamo al 40° minuto di gioco, è il momento del nostro migliore in campo, il nostro migliore in campo non può che essere Vincenzo Iaquinandi, davvero protagonista di una partita di assoluto livello, il numero 11 della formazione biancorossa, che ha giocato davvero una partita sia di quantità che di qualità in mezzo a campo, mentre arriva il cartellino giallo anche per Francini, ma il nostro migliore in campo quest'oggi è Iaquinandi, al quale però dobbiamo affiancare nel nostro applauso anche i due centrali difensivi della Lastrigiana, Biondi e Olivieri, che hanno giocato davvero una gran partita, Nico. Se la giocava con Biondi, secondo me, questa palma di migliore in campo, Andrea, perché comunque quando hai una colonna difensiva di una tale solidità diventa anche più facile giocare, diventa anche più facile giostrare per tutto il reparto contro un attacco potenzialmente dotato di grandissime bocche da fuoco, quindi come dicevi giustamente tu, Iaquinandi migliore in campo, ma secondo me sullo stesso piano ci va almeno Biondi. Sono perfettamente d'accordo con Nico, intanto l'ultimo cambio, quinto ultimo cambio del Poggi Ponzi, esce Rico Bono, entra Cosimi, che credo vada a fare la punta centrale in questi ultimi 4 minuti più recupero di gioco. C'è ancora da soffrire per la Lastrigiana per portare in fondo questo pareggio. Può davvero ancora succedere di tutto in una partita che sicuramente nel secondo tempo ci ha appassionato di più, dopo un primo tempo direi deludente, soprattutto per colpa del Poggi Ponzi o per merito della Lastrigiana, come volete voi. Intanto colpo di testa di Terzani in fase difensiva, recupera però il pallone il Poggi Ponzi con Zanai, e comunque fallo laterale per la formazione ospite. Quando mancano 3 minuti in questo momento al termine più recupero, sempre 0-0 fra Lastrigiana e Poggi Ponzi. Si va a cercare Cosimi, fermato dalla difesa della Lastrigiana. Mazzone a calcio del pallone, poi Galbiati di prima, gira bene verso Mazzolli. Si fa vedere Marabese sul settore di sinistra, ancora Mazzolli, prova a cambiare il gioco invece dalla parte opposta dove sale Giardulli. E guadagna comunque fallo laterale. Adesso la pressione dei Poggi Ponzi in questi ultimi secondi, in questi ultimi istanti, mi sembra continua e netta, quella che forse sarebbe dovuta essere così perlomeno dall'inizio della ripresa, se non dall'inizio della partita. Sarebbe il primo pareggio in campionato per il Poggi Ponzi, finora in 8 partite, una sconfitta e 6 vittorie. In questa 8ª giornata appunto sarebbe il primo pareggio della stagione, che se viene confermato il risultato di Ponte Annicheri, ecco, che vorrebbe voler dire il sorpasso da parte della Grassina sulla formazione di Alessio Bifini. Fallo laterale a favore della Lastrigiana mentre scocca il 43° minuto di gioco, 2 minuti al termine più recupero. Si va a cercare ancora Mazzoni, che riesce a prolungare di testa il pallone che va nella metà campo del Poggi Ponzi, ma ritorna immediatamente in quello della Lastrigiana. Lottano Cosimi e Biondi, si strattonano entrambi, l'abito fa finta di non vedere niente, fa continuare a giocare, ma il Poggi Ponzi adesso sta apprezzando, sia pure in maniera confusionaria ma con il cuore, in questi istanti finali alla ricerca del gol del vantaggio. Il cross di Tafi, si scontrano Marabese e Vanzi, palla che finisce in fallo laterale, fallo laterale a favore della Lastrigiana.
C'è anche grande attenzione per la segnalazione da parte del dirigente accompagnatore della Lastrigiana per i minuti di recupero. Ora ovviamente non ci siamo perché sta per scoccare adesso il 44esimo minuto, quindi un minuto più recupero al termine. Competenza di Fatticcioni, poi quello di Zanai, quindi Camberi. Poggiunsi che ha cambiato volto nel corso della ripresa, visti i 5 cambi voluti da Alessio Bifini, un solo cambio invece per la Lastrigiana. Punizione a favore del Poggi Bonsi, una delle ultime occasioni per la formazione prima in classifica di difendere proprio quel primo posto e di confermarsi capolista del girone B di eccellenza. Sulla palla Galbiati e Tito Marabese. 44 minuti e 30 secondi di gioco, 30 secondi al 90esimo. Poi ci sarà recupero in sinistro di Galbiati in area di rigore, pallone teso, colpo di testa poi di capitano Olivieri, poi Berti su Marabese, si lotta sulla tre quarti, quindi Sanni, pallone che è ancora buono, va a terra un giocatore Poggi Bonsi, non c'è fallo, può partire il contropiede della Lastrigiana con Duccio Berti, prova a cambiare gioco Berti, anzi no, salta l'avversario, c'è il fallo di De Vitis che verrà ammonito sicuramente, il fallo di De Vitis. Primo cartellino giallo anche per la formazione Poggi Bonsese. Paradossalmente Andrea ha fatto bene De Vitis, un fallo di grande esperienza perché Duccio Berti se ne stava andando e se l'avesse scavalcato, l'avesse superato, non so cosa poteva essere successo. Eh sì, è sicuramente un fallo che ci voleva in questi casi, un fallo speso bene per così dire. Intanto siamo già nel 90esimo, non ho visto la segnalazione dei minuti di recupero perché eravamo intenti a seguire il contropiede della Lastrigiana, quindi onestamente non so quanti saranno i minuti di recupero. Credo la segnalazione arriva ora ma non si vede dal tabellone elettronico della Lastrigiana, quindi qualcosa non ha funzionato, quindi si giocherà finché l'arbitro non fischia. Il sinistro di Iaquinandi in area di rigore, attenzione, la palla potrebbe diventare buona per i propri compagni di squadra ma la palla schizza per terra e poi fuori. Parte De Vitis, lancio lungo verso Giarduli che è in posizione irregolare, abbastanza netto il fuorigioco del giocatore Valdelsano. Se n'è già andato il primo minuto di recupero. Potremmo forse quantificarlo in 3-4 minuti, Andrea, viste le sostituzioni. Eh sì, io credo che 4 minuti ci possa stare sicuramente, visti i 5 cambi del Poggi Bonsi e quello della Lastrigiana, quindi sono stati 6 cambi, 3 ammonizioni e 2 ammonizioni, quindi sarebbero 4 a norma di regolamento i minuti di recupero. Vediamo la scelta di Duccio Mancini di Pistoia, che ha ben arbitrato, a mio parere, questa partita. Partita non difficilissima, sicuramente arbitrata con polso e con precisione da parte del fischietto pistoiese. Proviamo anche ad azzardare, Nico, un primo commento della partita, anche se chiaramente un gol da una parte e dall'altra potrebbe cambiare molto, ma sicuramente è una partita in cui la Lastrigiana ha fatto vedere le cose migliori, ha giocato molto bene nel primo tempo, partita più equilibrata nella ripresa senza che però il Poggi Bonsi riuscisse a creare vere occasioni da rete. Sì Andrea, se finisse così lo possiamo tranquillamente dire, la Lastrigiana porterebbe a termine un mezzo capolavoro, per non dire un capolavoro intero, frenare anche se solo parzialmente la corsa della capolista attraverso una buona prestazione e devo dire una tiratina d'orecchi ai ragazzi di Bifini che si sono svegliati, Andrea, forse troppo tardi. Eh sì, sicuramente ci aspettavamo di più dalla formazione di Alessio Bifini, specialmente in zona offensiva, non è mai riuscita a trovare quelle manovre, quel palleggio che potesse davvero mettere in difficoltà la Lastrigiana, che si è difesa molto bene e alla fine, se dovessimo fare le pagelle, saremmo sicuramente in difficoltà nel fare le pagelle a Giovaniello, portiere della Lastrigiana, che di fatto non ha fatto una parata nel corso del match, come del resto davvero non ha fatto nemmeno Raffa del Poggi Bonsi dalla parte opposta. Intanto c'è un cambio per la Lastrigiana quando siamo al 48esimo minuto di gioco della ripresa, con l'ingresso di Tofanari al posto di Berti. Cambio più per spezzare i ritmi del Poggi Bonsi in questo finale di partita, ma che potrebbe regalare 30 secondi di recupero in più, Nico. Sì, e tatticamente Andrea, lo avevamo pronosticato in precedenza, è un cambio che ci sta, ovviamente come dici tu questo è un cambio che più che nell'economia del gioco serve a spezzarlo il gioco, per spezzare magari il ritmo del Poggi Bonsi, vediamo quello che succederà. Rimessa in gioco per la formazione giallorossa con Mazzolli. Recupera però il pallone Francini, anche lui ha giocato sicuramente un'ottima partita a centrocampo, Francini,
molto solido, molto, tanta quantità in mezzo al campo. Tanto va a recuperare il pallone Tafi, il dribbling secco di Tafi, attenzione lo sprint sul lato corto dell'area rigore, attenzione in area Tafi, la palla per Giovanelli, poi potrebbe essere buona per il colpo in testa di Cosimi che sbaglia un gol incredibile al 94esimo minuto di gioco. Sbagliato un gol incredibile in tuffo di testa Cosimi dopo l'occasione per Marabese sullo spunto di Tafi. Incredibile emozione al 49esimo minuto di gioco, l'occasione più importante di tutta la partita. Lo spunto di Tafi su da destra. Prima Marabese, poi Cosimi, non sono riusciti a trovare il tempo giusto per il colpo di testa. Davvero in cauda venenum potremmo dire, Nico, in questo finale rischiava veramente all'ultimo tuffo il gol della vittoria il Poggi Bonsi, un pareggio che comunque ci sta tutto, lo 0-0 che ben fotografa ciò che abbiamo visto in campo, direi che è davvero tutto qui dal comunale di La Strassigna, anche per le riprese di Roberto Bob Finelli e per il commento di Nico Morali. Un saluto e un ringraziamento da Andrea Labbate, a presto sugli schermi di TV Prato.